15 errori che tutti facciamo in italiano e che i prof odiano. Oh mio Dio, questi errori li facciamo tutti quanti in italiano. Scrivetemi qui sotto che errore grammaticale fate voi tra tutti questi che vi dico. A proposito, bellissimi posti dove andate in gita, cioè, ma io voglio venire con voi. Mettete like e cominciamo subito. 1. La A con l'H o la A senza H? Un classico dei classici. Ma come si mette? Quando si mette la H o non la H? Io ho capito che secondo me non ce l'hanno insegnato bene alla scuola elementare. In due parole, la A con l'H la devi mettere quando io ho qualcosa, tu hai qualcosa, quando tu devi esprimere il verbo avere. Invece la senza H si mette quando tu devi andare a casa. Loro hanno una bellissima macchina. Hanno è inteso avere, quindi ci va la H. 2. Un po'. Come si scrive un po'? Un po' senza accento, un po' con l'apostrofo, un po' senza qualcosa o con qualcosa. Un po' si scrive un niente po' apostrofo. È come se voi andate a tagliare un poco, tac, lo tagliate, diventa un po'. 3. D'accordo. Spessissimo sbagliamo e scriviamo d'accordo tutto attaccato. Ma d'accordo si scrive d apostrofo accordo, perché io sono in accordo con te, non sono in d'accordo con te. D apostrofo accordo. 4. Gli piace. Un errore che facciamo sempre, in realtà faccio anch'io magari spesso mentre parlo, è scrivere sempre gli piace. In realtà gli piace va bene per a lui piace. Gli piace la pizza, a lui piace la pizza. Ma se fosse lei, a lei piace la pizza, diventa le piace. Allora si scrive gli piace per lui, le piace per lei. 5. Scrivere qual è in modo qual apostrofo è. No, non c'è tanto da dire. Qual è si scrive qual è, senza nient'altro in mezzo. 6. Le doppie. Le doppie spesso le sbagliamo sempre, ma ci sono parole che proprio non si sa se hanno la doppia o non hanno la doppia. Per esempio, in accelerare la L è una o sono due? Accelerare si scrive accelerare con una L sola. Oppure, per esempio, soprattutto, soprattutto voi mettereste con una T o con due T o quante T mettereste in soprattutto? Soprattutto si scrive soprattutto, due T e due T, doppia e doppia. 7. Il congiuntivo. Oh mio Dio, il congiuntivo è difficilissimo, si sbaglia sempre. Io vi darei un piccolo consiglio per non sbagliare il congiuntivo. Quando si usa il congiuntivo? Il congiuntivo si usa quando io devo dire che penso che qualcosa sia così. Io non posso dire io credo che lui è al mare. Io dovrò dire io credo che lui sia al mare. 8. Purtroppo, purtroppo, coltello, coltello. Purtroppo si scrive con la R e non si scrive purtroppo. E anche coltello si scrive coltello e non cortello. 9. Scrivere, per esempio, lui c'era. Qualche giorno fa c'era. Non si scrive c'era tutto attaccato. C apostrofo era, perché è il verbo essere. 10. Qualcun altro oppure un altro o un'altra. Tipo, un errore che facciamo sempre è non sapere quando mettere l'apostrofo o quando non metterlo. La regola base è che se io devo dire qualcun altro o un altro maschile, non ha nessun apostrofo. Qualcun'altra o un'altra è femminile e allora lì tac, sì che ci va l'apostrofo. Semplicemente la regola è che se maschile non ci va, se femminile ci va. 11. Le parole con la C, con la Q o con la CQ. Taccuino va con la C, scuotere va con la C, scuola va con la C, cuore va con la C. Ci sono parole che dobbiamo imparare che non hanno la Q.
Q, ma hanno la C. 12, le virgole, la punteggiatura. Fatemi sapere se volete un video apposta sulla punteggiatura e sulle virgole, perché c'è un mondo a parte. Io, per esempio, sono arrivata al liceo e vi giuro, il primo anno di liceo prendevo voti bassi nei temi perché non sapevo mettere le virgole. E la prof mi abbassava tantissimo il voto perché io non sapevo mettere le virgole, ma non me l'avevano mai insegnato né alle elementari né alle medie. E io, per esempio, non sapevo che andava la virgola prima del ma. Oppure non sapevo quando mettere la virgola per dividere due pensieri, cioè non me l'avevano insegnato. È molto importante sapere usare la punteggiatura. Non va mai messa la virgola tra il soggetto e il verbo, ma la virgola prima del ma. Le parole come tuttavia, però, vanno messe tra due virgole e poi la virgola va per dividere dei pensieri abbastanza collegati, quindi una pausa breve. 13. Scrivere proprio o scrivere proprio. Questo è un errore che tutti una volta nella vita abbiamo fatto. Praticamente proprio si scrive proprio e non proprio. 14. Le parole che hanno la C e G, come per esempio valigia, come si scrivono al plurale? La regola è che se la CA o la GA sono precedute da una vocale, al plurale mantengono la I. Per esempio, valigia. La I prima della GA, valigia, è una vocale, allora al plurale valigia terrà la I. Invece, se CA o GA prima hanno una consonante, al plurale si elimina la I. Per esempio, provincia. CA è preceduta da una consonante, la N, e al plurale allora provincia diventa province senza la I. 15. Come si scrive non lo so? Cioè, io ho sempre scritto non lo so con la O, con l'accento. No, è sbagliatissimo. Non lo so si scrive semplice, senza accento, senza apostrofo, senza niente. Praticamente si scrive non lo so, punto. E questo è tutto per oggi. Grazie mille per aver visto questo video e a chi va. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!